non lo diciamo. Ok. Dunque, è stato un lavoro particolare e i bambini hanno anche disegnato questi progetti, hanno rappresentato questo percorso che avete fatto e quindi oggi è importante analizzare e riflettere su questa questione. E diciamo che noi come associazione siamo costretti a rifletterci tutti i giorni perché il bambino con sindrome di Down ce l'abbiamo in casa. E il progetto è nato proprio per dare la possibilità a tutta la città e in particolare alle scuole, perché i nostri bimbi stanno nelle scuole, di accogliere i nostri bambini in tutta la loro interezza, quindi non come un bambino diverso, ma come un bambino che completa l'intera classe. Quindi i lavori devo dire che le scuole hanno accolto appieno il progetto perché lo vivono pienamente e ci hanno reso veramente felici perché significa che noi genitori siamo fortunati ad affidare i nostri figli agli insegnanti che sono nelle scuole di Latina. Quindi l'associazione che è nata pochi mesi fa qui nel capoluogo Pontino, può essere un punto di riferimento valido. L'associazione è nata ormai da 2 anni sul territorio pontino ed ha sicuramente dei riferimenti validi, ai quali appoggiarsi. Grazie.